buongiorno, buongiorno. Sì, siamo puntuali, ci abbiamo fame. Ultimamente ci abbiamo sempre fame. Pare che stiamo che non mangiamo. Vabbè. Che ti devo dire? Ampi misteri. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è lunedì, vero? Lunedì 20. Oh, è lunedì 20. Noi non siamo andati a fare la spesa, No. ma avevamo già preventivato di fare quello che faremo. In questa giornata si è collegato Giuseppe Lamalfa. Ciao, buongiorno. E E sì, non quindi siamo andati a fare la spesa e quindi c'è Agnese. Non ci siamo andati perché pioveva, ci pareva brutto uscire. Speriamo che domani, ciao la mia mamma, speriamo che domani non non piova. piova, anche se non è che porti tutto sto gran bel tempo, ma va bene. Comunque ci andremo domani, abbiamo già tutto il menu pronto, tutte le liste delle spese varie che dobbiamo fare. Oggi ce la caviamo tranquillamente perché appunto avevamo preventivato che Agnese rimetteva le mani in pasta. Mo', quindi che cosa ci prepariamo oggi? Ci prepariamo una cosa che il nostro contenuto che avrà come contenuto uno delle, diciamo, dei condimenti più famosi, diciamola così. Vabbè, il più Scontato, gettonato, più anche gente. se non è quello classico. Esatto, non è quello classico, ma è uno di tanti gettonati, perché noi vorremmo fare una cosa standard leggera. Il principio non è questo del ripieno, quanto oggi abbiamo la cosa che va un po' di qua e di là. Stavo dicendo, il nostro obiettivo di oggi è quello in realtà di farvi vedere che è inutile che voi andiate al supermercato a comprarvi le piadine. Sì, tanto la farina l'abbiamo comprata tutti per fare tutti quanti dolci, Pizze, qualunque pizze, paste. pani, paste, tutto. Cioè, ok, Quindi la quindi farina in casa ce l'abbiamo e è una cosa che si può fare più o meno con tutti i tipi di farina. Noi abbiamo usato due tipi di farina, che avevamo aperta, diciamo, quindi una farina integrale e la farina di farro. sì, esatto. E Quindi più o meno nella metà e metà erano, ok, adesso Agnese vi fa vedere con una piccola di questa porzione di diciamo di composto come lei semplicemente realizzerà la la piadina. piadina riscaldandosi l'acqua. Sì. E perché poi noi in realtà la parte dell'impasto principale l'abbiamo già sviluppato. Perché deve riposare una Perché mezz'oretta. una mezz'oretta deve riposare. Sì, mammina, piove anche qui. Allora, Agnese, com'è sta ricetta per fare 5 piadine? Allora, partiamo da una cosa importante. La piadina si fa con lo strutto. Solo che non era così semplice trovare lo strutto, soprattutto se dobbiamo comprarlo per fare solo le Ma chi piadine, se ne mezzo frega? chilo di strutto è un po' troppo. Quindi abbiamo pensato di fare la versione con l'olio, La che versione light di tanto è nuovo, noi buona uguale. facciamo vedere sempre le cose light. Quindi Vabbè, la questione è quindi che noi mettiamo. allora, la ricetta per il totale è per 500 grammi di farina, che alla fine ci vengono 5 belle piadine, Sì. quindi diciamo che è una bella cena abbondante per due persone, così uno se le farcisce anche in maniera diversa. Sì, Quindi esatto. 500 grammi di farina, 00 integrale, noi abbiamo messo integrale farro, 0, quello che avete. Sì. Poi ci vanno 250 millilitri d'acqua, diciamo tiepida, calda, quello che sia, 10 grammi di Che sale, Agnese ovviamente in questo naturalmente questi momento sono 100 grammi, stiamo impastando solo 100 grammi perché il resto l'abbiamo fatto, vi facciamo soltanto vedere. e 50 millilitri di olio. Perfetto. Dopodiché che facciamo? Mischiamo tutto. Ci va pure un pizzico di Un pizzico di bicarbonato, se bicarbonato ci c'è ho messo, noi eventualmente. adesso l'abbiamo finito quindi non ce l'ho messo, Non fa niente, però non è una insomma cosa non gravissima, è una diciamo. cosa che se, perché in quel modo gonfia un po' e quindi viene un pochino più morbida, però tanto la piadina è buona anche croccante Sì, quindi. sì. E niente, quindi poi l'unica cosa da Ciao fare Francesca.
L'unica cosa da fare è impastare. Quindi Esatto. impastiamo un po', facciamo amalgamare tutto. Quindi ragazzi, il nostro principio di oggi è non serve comprare le piadine al supermercato. Sì, nel senso, ripeto, poi questa è una versione fatta con l'olio invece che con lo strutto, però è buona uguale. Ma noi quando l'abbiamo fatta, secondo me, tra il fatto che abbiamo usato la farina integrale e il non mettere lo strutto, cioè viene fuori un impasto molto bello, cioè, anche buono da Sì. mangiare perché con la farina integrale che è più saporita invece della solita farina 00, lo strutto lo metti perché devi ingrassare il prodotto che Vabbè, stai a mangiare. devi dare anche sapore, poi. Sì, ma la farina integrale ce l'ha di suo, c'ha tutte quante le belle scagliette, è tanto buona. Sì. Quindi Agnese in pratica che cosa ha fatto? Ha amalgamato sta farina con l'acqua tiepida, il Sì. sale e l'olio, abbiamo detto 500 grammi di farina, 250 grammi d'acqua, 50 grammi d'olio, 50 ml d'olio e 10 grammi di sale, più un Sì, pizzico di bicarbonato sarebbe buono c'è. da aggiungere. Poi che L'ha facciamo? impastato lievemente, non ha fatto niente di che, soltanto per Sì. Vabbè, farlo in amalgama, come state vedendo. diciamo che poi questo è un impasto abbastanza semplice. Francesca dice: le ho fatte la settimana scorsa le piadine, Vedi? fra, quindi avrai già l'abbinamento perfetto per. Magari va neanche dal ripieno. Sì, vabbè, abbiamo Dopodiché. fatto questo impastino, dopodiché lo mettiamo al solito nella carta trasparente e in frigo per mezz'ora. Noi arrivati a questo punto abbiamo già in realtà il nostro impasto, la restante parte dell'impasto Agnese l'aveva già sviluppato, che adesso si sta sciacquando le zampe, e avevamo già sviluppato la nostra altra parte dell'impasto. Ci abbiamo, io passo di qua, oh. Aspetta, prima faccio vedere un'altra cosa, Ah se non ti sì? Allora spiace. ripasso di qua di nuovo. Perché una volta stesa questa poi la dobbiamo mettere in padella. In padella io ci metto un filo d'olio Sì. e poi faccio questa cosa qua. Ah, ma lo massaggi la padella con l'olio. Sì, in modo che non frigga, però Ho capito. lasci un pochino di sapore di Ho olio. capito. Ti suggerisco di Adesso abbassare la fiamma, l'abbasso, infatti. certo, perché sennò si brucia. Ok, ripassiamo di E qua, stavamo ripassiamo di qua, dicendo. E stavamo noi dicendo. abbiamo le nostre puppette di pasta già composte. Stavolta Agnese si è stressata di lavorare col mattarello in 40 centimetri e ci spostiamo sul Sul tavolo. tavolo. Quindi che se fa? Niente, le cose che facciamo tutti quanti ragazzi in questo campo diventa semplicemente mettere un po' di farina sul tavolo. Io ci ho messo la semola. Lei ci ha messo la semola perché è quella che ti aiuta di più. E poi smattarelliamo. Ne Ecco qua. Certo. prepariamo una, la facciamo il più tonda possibile. Vedete, l'impasto è semi-elastico. Sì, è semielastico, ma comunque si stende abbastanza Sì, bene, insomma. Ecco semi-elastico, infatti. Fate belle cicce che io ho fame, così ci entra più ripieno. Noi, stavo dicendo, abbiamo scelto il ripieno classico perché il nostro obiettivo era quello del, appunto, farvi vedere come facevamo le piadine integrali, perché come potete vedere vengono molto carine, sono belle rustiche. Sì, viene, è anche bella come impasto da vedere, Sì, insomma, no? non c'ha quella faccia un po' L'atteggiamento. quell'atteggiamento anemico che normalmente hanno tutte le piadine. Già usando l'impasto tra farina di farro e farina integrale, abbiamo tirato fuori una cosa che è molto più simpatica, a mio avviso. E noi, una volta che la piadina è cotta, che adesso Agnese sta per mettere in padella che è preriscaldata con l'olio che ci abbiamo spalmato, ne facciamo correre, ne facciamo, ecco qua. Allora, la alzo adesso. Adesso Vedete la alzi. com'è bello sodo l'impasto, no? Sì, è bello omogeneo. E quindi che facciamo? Lo mettiamo un attimo in padella così. Nel frattempo che lui si cuoce da un lato, Sì. noi aspettiamo un attimino. E poi andiamo a fare il nostro ripieno. Allora, come vi ha detto Filippo, noi il ripieno lo facciamo con
il prosciutto crudo, qua. la rubiola, la rughetta e i pomodorini. Naturalmente, come ogni volta, come con tutte le ricette, metteteci un po' quello che avete in casa, nel senso, vi è avanzato il prosciutto cotto per un'altra cosa? Ce lo mettiamo dentro. C'avete un po' di mozzarella? Ci mettiamo quella. C'avete il parmigiano? Ci mettete, insomma, ci Anche mettete il quello che parmigiano, avete. le salamelle del de lunedì di Pasqua, la salsiccia con i peperoni, la piadina è un contenitore, non serve Infatti, l'importante per noi era farvi vedere il fatto che se facevamo la l'impasto. piadina. Sì, Sì. l'impasto, questo impasto che, come io tengo a ribadire, spero che voi lo vediate bene. Agnese lo sta facendo rodeare tipo Volevo pizzaiolo. staccare un po'. Sì. Io tengo a ribadire questa cosa, spererei di farvelo vedere correttamente, ecco, forse così si vede meglio, la qualità dell'impasto che è venuta fuori, che non è quello di una piadina normale. Sì, è molto carino. Sì, quindi il procedimento in questo caso qual è? Quello solito, stiamo facendo cuocere la piadina da un lato, una volta che la piadina dalla sua parte che sta a contatto con la padella sarà pronta, la rigiriamo. Agnese nel frattempo si sta Me ne sto stendendo ne sta un'altra. stendendo un'altra. Io vi inquadro la piadina che cuoce, ma va bene. E vediamo un po' com'è di sotto. Piadina, come sei di sotto? Chi lo sa? Non Aspetta, faccio ci io. arrivo, fai tu. Vedi che comunque sta gonfiando un po'. Beh, Sì, un due pochino minuti sì. a fondo. Sta Ok. gonfiando un po' perché, come abbiamo detto, ci abbiamo messo un pochino di bicarbonato. Il bicarbonato è comunque un agente lievitante, ce l'abbiamo messo proprio un pizzico, non è che è così tanto, però comunque fa in modo anche che rimanga più morbida perché cuocendosi si alza un po' e non si secca, Sì, non diventa un non diventa, biscotto, non diventa un diventa biscotto. fagnazzimo, diciamo. Esatto. Michela Salatino dice che è bellissimo vedere sempre tutto il nostro entusiasmo e anche pensare che poi tutta sta roba ve la mangiate pure. Mi fa Certo. sentire meno in colpa da sedere sul divano, non vedo l'ora di cucinare e mangiare di nuovo insieme. Dai, amiche. Comunque, Miki, se vuoi noi facciamo, eccola qua, Ecco guarda, qua. noi facciamo anche allenamento 3 volte a settimana, Sì, eh? Non è che mangiamo solo. Mo Agnese Prendo smezza la metà robiola, e che faccio? la vai su metà, Ta-ta, forse mi serve un cucchiaio. probabilmente sì, spalma Cucchiaino, vai. la robiola, Che tanto col calore. già si sta cominciando a squagliettare un pochino, infatti questa non deve stare tantissimo perché sennò praticamente diventa Abbassiamo. ultra liquida. Sì, ecco qui. Abbondante Ok. Poi ci mettiamo prosciutto crudo. abbondante prosciutto Vabbè, crudo. considera che abbiamo prosciutto per 5 piadine. Poi In una non ci metteremo la robbiola perché abbiamo deciso di, no, di farlo un po' più light. più che altro di non 3 va comprare, bene? ma non lo so, fai tu. 3 fette. Poi stiamo, attenzione, questa è una scelta infatti di Agnese, come voi potete La notare. rughetta. La rughetta, Federico. Come? Attenzione, c'è Federico e dice: è la prima volta che sono sveglio e voi siete in diretta. Sì, cugino. Hai visto? E si è connessa anche mia sorella. Stavo dicendo: Agnese ha scelto di usare la rughetta, che è la verdurina a me antipatica. Ma pazienza, che ci vogliamo fare? Non è che perché è antipatica sta verdurina non si può mangiare. Tanto è solo antipatica. Ok, una volta che l'abbiamo riempita. Come potete ben notare, Agnese la sta schiaccettando un pochino, si Sì. Sì, aspettano 2 minuti che si cuocia da un lato, poi si rigira, giusto? Perfetto. e poi diciamo che siamo arrivati E con la poi piadina. abbiamo fatto. Ragazzi, oggi è stata una ricetta molto semplice, ripeto, l'obiettivo Era farvi nostro vedere era l'impasto, farvi vedere l'impasto, esattamente. che è uscito abbastanza bene, direi. Sì, e ribadirei la ricetta del nostro impasto che prevede la farina di farro e la farina integrale mischiate in parti uguali. Sì, diciamo come ho detto prima, usate tutta la farina che avete in casa senza farvi problemi sulla Sì, tipologia. senza remore Diciamo proprio. che
più o meno, anche se qualcuna si prende più acqua, qualcuna meno acqua, però nel senso più o meno stiamo là. Quindi 500 grammi di farina integrale, metà Chiamiamola LLA. così. Poi abbiamo messo 250 millilitri d'acqua tiepida, 50 millilitri d'olio extravergine, quindi non abbiamo usato lo strutto, ma semplicemente perché non ce l'avevamo e ci sembrava un po' esagerato comprare mezzo chilo di strutto per fare 5 piadine. E 10 grammi di sale e mezzo cucchiaino, se ce l'avete, di lievito di birra, sì, va bene, ma di Mia bicarbonato. sorella, che è la solita, perché si deve sempre mettere, scrive: perché ste ricette non le fate alle 14:30, che così magari Agnese mangia in tempo? Ragione Maria, infatti ci siamo organizzati meglio per questa settimana. Esattamente, per fare delle cose un po' più semplici per questa settimana. Sì, Questa sì, sì. piadinozza, signori e signori, è pronta, perché la robiola si è già squagliata. Io non ho metodo di farvi vedere se non alzando un po' la situazione, eccola qua, e da qui in avanti noi mangiamo. Sì, adesso ne Quindi, facciamo le altre. arrivati a questo punto, noi già oggi stacchiamo, perché Ne dobbiamo fare altre. farvi rivedere Agnese che ristende la pasta e che ricompone la piadina ci sembra un pochino inutile. Oggi abbiamo fatto un quarto d'ora rapido rapido, perché si è connesso mio cugino, quindi vogliamo evitare eventualmente di traumatizzarlo troppo. Sì, anche di fargli perdere troppo tempo. Esatto, per carità, non ci permetteremmo mai. E ribadiamo: non comprate le piadine al supermercato, non per andare contro i supermercati, ma perché è veramente stupidina come cosa. Sì, ripeto, soprattutto perché ne abbiamo comprata tanta di farina, tutti quanti hanno fatto la pizza a casa in questi giorni. Quindi mi sembrava carino far vedere una ricetta che è un po' riutilizziamo, continuiamo a utilizzare quello che abbiamo in casa, Sì, a tal senza proposito, con la di. farina che abbiamo, io mo tirerò fuori una bella crostata, tesoro. Ecco, va bene. Ma non vi facciamo vedere la crostata, perché non mi vale far vedere i dolcini, le cose. Sappiate, però, la mia crostata viene molto buona. Ma va bene. E ricordatevi sempre che la piadina è un contenitore, non stiamo facendo la logica della piadina, non stiamo rimandando alla ricetta tradizionale della piadina romagnola, non è questo il nostro obiettivo. No, Il nostro guarda come obiettivo, si gonfia. esatto, il nostro obiettivo è creare un contenitore con la farina che abbiamo a disposizione e riempirlo della roba che abbiamo in frigo che ci avanza. Pensa che una volta un piadinaro, Se tra l'altro romagnolo, insomma, non è uno che sarà in non un vincere. qua 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 qualunque, Loro fanno la piadina con la fettina dentro, con la fettina di carne. sì, con, come no, con la fettina, ma con la cotolettina, insomma, alla fine qua dentro ci puoi mettere qualsiasi cosa, non è Sì, che. sì. Va bene, quindi questo è quanto. Noi a questo punto vi lasciamo e vi abbandoniamo immediatamente. Ci finiamo di cuocere le nostre piadine di oggi, che dopo i cannelloni di ieri, che saranno stati leggeri, ma erano pur sempre cannelloni, ci rallentano un po' il metabolismo, cioè gli Ma danno un noi po' meno tanto lavoro. questo pomeriggio faremo allenamento. Ma questo pomeriggio faremo allenamento, ebbene sì, e ripetiamo: noi ci siamo fatti la piadina con robiola, prosciutto crudo, rughetta e pomodorini, simpli, 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 Ma fatevela un po' come ma volete. fatevela come vi pare. Questa qua io, Agnese, la spalmerei per tutta l'intera piadina, così viene fuori anche da un lato e dall'altro. Ciao Rita, che si è connessa anche lei, e basta così. Oggi rapidi rapidi, buon pranzo a tutti. Noi se famo la piadina all'una saremo a tavola stavolta, e vai. E basta, ci vediamo domani sempre alle 12:30 con Sì, una cosa che non sarà semplice come la piadina. No, no, però sarà nemmeno troppo difficile da è fare. vero che ci abbiamo il programma. Ah, vabbè, sì, forse sì. No, una roba semplice, sì. Sì, T tutto sì. sotto controllo. Ciao ragazzi, Ciao! buona giornata a tutti, anche se piove.